Ravenna 2015, fare i conti con l'ambiente, una conferenza insolita ma altrettanto interessante e intrigante, un connubio tra sport e ambiente. Siamo con Renato De Lorenzi, che è il presidente del circolo ippico ravennate. Ecco, vogliamo chiederle un po' di raccontarci le attività del vostro circolo, che cosa fate, insomma, i vostri progetti sul territorio. Certo. Il circolo è stato costituito nel 1962. E il fondatore fu proprio mio padre, che ebbe l'idea perché era appassionato di equitazione di campagna e di completo, ed ottenne appunto dal comune la concessione di un'area ai margini della Pineta di San Vitale proprio per praticare l'equitazione di campagna. E quindi noi siamo partiti con quell'imprinting, e da allora abbiamo continuato sempre a praticare l'equitazione da campagna ed il completo, che è una specialità olimpica da sempre, che è incentrata proprio sulla prova di campagna. Quindi noi svolgiamo attività agonistica in tutte le specialità olimpiche, però siamo specializzati in questo tipo di attività, e poi ovviamente facciamo attività anche non agonistica, e quindi con passeggiate in pineta, e poi tutti gli anni abbiamo sempre fatto una sorta di rievocazione storica, una simulazione della caccia alla volpe, che è uno sport a cavallo antichissimo che risale al 1600, ovviamente simulata, perché c'è un cavaliere che fa un percorso prestabilito all'interno senza della pineta, la volpe, quindi saltando gli ostacoli, no, con una coda, una coda attaccata alla spalla, e poi il finale c'è il master, cioè, che dà il via alla caccia, e tutti i cavalieri inseguono la volpe e diciamo vince simbolicamente chi riesce a strappare questa coda finta, insomma. E poi, oltre a svolgere questa attività, da sempre abbiamo iniziato a organizzare gare di completo. La prima è stata un test, diciamo, nel 1965, poi dal 1966 abbiamo organizzato tutti gli anni un completo nazionale per Pasqua, in genere la prima, o comunque il primo weekend di primavera, che diciamo che ha avuto grande successo fin dall'inizio. Poi abbiamo fatto gli internazionali fino ad arrivare al terzo livello degli internazionali, che è il massimo livello che si possa tenere in Italia, con la partecipazione non solo dei migliori cavalieri italiani, ma anche dei cavalieri stranieri. Adesso Ravenna è conosciuta in Europa, e diciamo che il nostro completo è diventato un po' come per il ciclismo la Milano-Sanremo, è la classica, diciamo, di inizio stagione. Benissimo, grazie ancora, fare i conti con l'ambiente 2015.